Viv, non farlo! Lois. È così che ti devo chiamare? Io preferisco Eve. Allora, a quanto pare, non sei un super soldato. Un super cosa? È una lunga storia, lascia perdere. Eve, tu non volevi veramente far fuori quell'uomo, vero? So che avevate le migliori intenzioni. Ma non immaginate lontanamente quanto siete riusciti a complicare le cose. Insomma, si è volatilizzato. Sì, l'ha colpita e poi è fuggito. Nessuno l'ha visto passare. Era registrato col nome di Leonard Southall di Darien, Connecticut. È un nome falso. E anche i suoi documenti. Il vero Southall è morto nel 1996. Vuol dirci chi era veramente? Il suo vero nome? Non ne ho la più pallida idea. Questa è la sua borsa, vero? Gli aveva preparato proprio una bella festa. Respiratore. Guanti chirurgici. Bisturi. Per non parlare di questo piccolo gingillo. Gli voleva aprire il torace, signorina Ranz, così come ha fatto al professore. Perché? Eve, dille che si sbaglia, che non è vero. È vero, Jimmy. Ormai è rimasto poco tempo. Se non mi lasciate finire quello che ho iniziato, moriranno persone innocenti. Scusi, vuole essere più precisa? Beh, una cosa per volta. Da chi mi avete fatto pedinare? Ok, ragazzi. Lei non è un super soldato. Comunque ero in buona fede. Come sospettavo. È un congegno satellitare. Sono sicura che intendesse attivarlo appena mi aveste ritrovato. Ce l'aveva già addosso a Miami. Ci ha teso una trappola fin dall'inizio. L'esplosione della barca, la ragazza che ha testimoniato. Aveva progettato tutto. Quello è la menzogna del super soldato. Serviva solo per farci abboccare. In modo tale che poi voi due faceste abboccare noi. E noi abbiamo rintracciato Eve per questo verme schifoso un'altra volta. Che posso dirvi, ragazzi? Voi fate sempre il lavoro per me. E lei per chi lavora, Fletcher? Un trafficante d'armi internazionale, un miliardario, della peggiore feccia. Il quale, inoltre, è... Mio padre. Mio padre è un assassino e un finanziatore del terrorismo. Odio tutto quello in cui lui crede. Eve... Anche tu sei un'assassina. L'uomo che ho ucciso era un terrorista, Jimmy. Un fanatico la cui ricerca è stata finanziata da mio padre per le sue potenzialità come arma strategica. Ma Houghton era un immunologo che faceva ricerche sugli squali. Sì, e usava la conoscenza del loro sistema immunitario per realizzare una specie di contenitore. Per proteggersi da un virus creato geneticamente che portava dentro di sé. Aveva un tessuto vivente impiantato nel torace. Cartilagine. Cartilagine di squalo. Conteneva qualcosa che lei ha rimosso. Era il virus di cui sta parlando? L'ho distrutto, ma era solamente uno di due. Oh, merda. L'uomo pelato in albergo, quello che è scappato. Consideratelo una bomba umana a tempo. Può sfuggire ad ogni cane da fiuto, a ogni metal detector, e nessuno sospetterebbe niente. Cosa innesca questa bomba a tempo? Morte cellulare programmata. Geneticamente modificata ad alta precisione. Il modo in cui il contenitore si deteriora dentro di lui è come un orologio. Inizierà a deteriorarsi e si romperà alle 8. Questa sera. Fra 5 ore in pratica? Quel virus, diffuso nell'aria, agisce in un raggio di 5-6 miglia, dipende dai venti. Potrebbe uccidere migliaia di persone, forse decine di migliaia. Fletcher, sapevo che eri un pezzo di merda, ma come hai potuto prendervi parte? Fletcher è un truffatore, non un assassino. Lui non ne sapeva niente. Ammettiamo che sia tutto vero. Come facciamo a trovare quell'uomo?